Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono Simitterri ed eccoci qui per un nuovo episodio di Fra 20 Muotanatore. Salutate Mister Terry, sono in Piglione. Nello scorso episodio andiamo solo a vedere, abbiamo fatto due vittorie importanti contro Nantes e Lorient, combattute ma abbiamo vinto, così da non staccarci troppo dal Paris Saint-Germain che dista un solo punto. In questo episodio avremo il Guingamp, lotta di finale contro il Paris Saint-Germain, che mi aspettavo lotta finale così importante, subito partita secca, importantissima agli ottavi. E poi al prossimo episodio c'è lo spettro del Paris Saint-Germain in Liga, in campionato. Una partita che è molto importante, ma soprattutto è importante non perdere punti contro Guillaume, visto che sembra che il gioco voglia farci perdere punti. Giochiamo oggi lo scritolare, ovviamente si può avere la scritolare fresca per la partita contro il campionato, in campionato contro il Paris Saint-Germain e in Coppa con Coppa squadre riserve. E speriamo bene ragazzi. Beh, tutto questo andiamo avanti, quindi bando alle ciance e che oggi inizio, let's go! Bene, ecco il nostro bel Dembélé che sarà ancora a tirare. Chissà ci sarà ancora Depay nei pali. Comunque, siamo pronti ad affrontare questa squadra che dovrebbe essere, sarà abbordabile qui a casa nostra. Però abbiamo visto come il gioco renda tutto un po' più piccante. Dobbiamo stare attenti. Va bene, ok. C'è la pioggia, non buon tempo per noi, ma ci proviamo a vincere ugualmente perché il vettore è molto importante. Quindi Olympique Lione, allez, Olympique, allez, allez. Vai, vieni. Lascio lì a... Ma, che è? Mahan? C'è qualcuno? Inquinare Dembélé? Go, go. Grandissimo gol Dembélé che iniziò subito benissimo. Perché il gol all'inizio è sempre un qualcosa che dà una spinta importante alla nostra squadra e cerca di far calmare questa strada come Terry, come esulta, ma voglio ancora che si spinga, si spinga, si spinga. Va bene, vai Moussa, da come ride pure lui. Beh, un bottissimo gol anche per il campionato, ma anche per la sua coppa, sua lotta solitaria per il titolo di capocannoniere della Ligue 1. Forza ragazzi, continuiamo che sappiamo come va questo gioco. Quindi altro gol, veloce. Allez, allez. Mi dà la fascia, Mahan, che è il giocatore, eh. Stavolta c'è il terzino, siamo attenti. Adama per Vinicius, che non è fuori gioco. Tiene palla in campo, incredibilmente. Bruno per Aouar, trova spazio e rigore. Calcio di rigore per il nostro Lione. A 20 Lione è partito alla grande. Ragazzi, hanno fame, vogliono vincere oggi. Non gli interessa niente. Merghen, che vuoi? Ma guarda, grande insomma, Mahan con la linea spaziatrice sotto. Che cavolo è? Ho rischiato tanto la linea gialla, ma palla forte sotto la traversa. 2-0 per Dembélé, che non perdona più. Ormai questo giocatore è scatenatissimo. Potrei già provato, ma dall'altra parte è andato. È spiazzato. 2-0. E Olympique Lyon che vuole subito confermare il risultato di vittoria. Vedete, hanno venuto 3 due gol. Grandissimi ragazzi. La palla per Aouar, forse no, quello chiude di rovesciata. Di Rovega, incredibile. McTominay che va a patate. Non so come va così in lungo, ma Gimenez, Bruno. Ecco Vinicius che qua fascia è stato proprio caldissimo. Vinicius, ancora lui. Palla al centro per Moussa. E la tripletta. Raga, oggi partita facile contro questo Guingamp. Guingamp, non so come si dica bene, ma comunque. Dembélé si esulta, si inchina questa tripletta sui tifosi. Ringrazio per il calore, ringrazio anche Vinicius che terzo, cioè, ha fatto due assist per Dembélé e terzo anche era un buon passaggio al centro che ha portato al rigore, quindi Vinicius è proprio in formissima, ma anche Dembélé. La squadra proprio del Guingamp di questa non c'è, non c'è sta. Ma va bene così, Dembélé che esulta, sono felice. 15 gol 3 minuti, 15 gol 3 gol. Complimenti. Forza ragazzi. Si sta dominando, a parte colazione lì che è tutto di prima. Classico di FIFA, però a parte quello, dominazione Lione. Ancora il grande gol di Jimenez. Palla ancora fatta di Vinicius, 3 assist oggi. Che questo posso contare anche se gira assist, eh? Comunque, 4-0, ragazzi, stiamo dilagando oggi. E dite voi, magari la nuova leggenda, che se questa prica è la prima piazza di arte, è forse facile per noi. No, perché il problema è che la difficoltà che varia in base alla CPU, cioè la difficoltà della CPU,
È un danno dopo tagli, perché sì, ci sta che a volte a scuola presti di più, salga più uno fa un gol. Però invece FIFA fa in modo che questi gol si crei in situazioni davvero dubbiose. Cioè, quelli fanno colpi di spalletta. Ed è un. Cioè, alla fine la ricotta varia, però non perché c'è un vero motivo, tipo a scuola fa gol si motiva. No, perché il gol deve nascere da abilità che non penso che abbiano, non sarebbero lì al diciamo, scusatemi. Però quindi siamo attenti, mi vedo anche un, due gol di Benfica da due tiratori che non sono eccelsi, colpendo loro, se Ferruccio si sono mancato di sinistra, una botta incredibile, questo col Milan. Quindi vedete come il gioco a volte faccia cose che sì, possono ebbero accadere, ma non con quei giocatori, non in quelle determinate condizioni. Quindi ecco qua, io sbaglio mentre parlo, quelli posso segnarmi e no, c'è il se blocca, beh. Questa cosa, concentriamoci, grande Guimaraes, ha fatto il gol bellissimo, quindi alle Olimpiche proviamoci ancora. Lì. Ecco, Guillaume ci può stare, cavolo, perché Guillaume è una squadra di altissimo livello, il Lione è una squadra che lotta per il titolo, quindi ci resta un dislivello. Certo, ci sono squadre che sono rivelazioni del campionato, giocano bene anche se hanno grandi giocatori, ma una, due. E non c'è da che punto per il secondo posto, come sono scorso con il Montpellier che ora è settimo, non c'è, ma è settimo o ottavo. Ho quest'anno il Stade Rennes che poi lui va. Vabbè, comunque finito tempo. 4-0. Grande ragazzi che sono esaltati. Ragazzi, bello. L'Olimpico si vince 1-0. Il Paris Saint-Germain contro chi gioca? Non si sta giocando forse domani. Vabbè, noi giochiamo invece ora. Dominiamoli e vinciamo. Dai ragazzi. Vai, parte Mike Tominan. Guarda Memphis che solo vuole la palla. Kerbat non può fermarlo. Memphis, solo lui. Si gira, già ci sono 5 passaggi, ma noi c'è McTominay che segna. E i mediani segnano tutti. Tutte e due. E McTominay che segna tantissimo. Assolutamente è un bellissimo colpo. Secondo me chi toglie per mettere Spock basta a dubbio. Opterei per Bruno. Perché l'ho fatto un po' meno. Ma alla fine è un pilastro di questa squadra. Quindi c'ho i dubbi, ragazzi. C'ho i dubbi. Non giocherò tanto, ma. Lasciato non so facendo scelte. Vai, vai, entra Memphis. Entra ragazzi, Dubois, entra tutto Schultz. Oh, guarda. De Pai, due grandi giocatori. Grande Dubois che lascia il giocatore lì. Prova il tiro non è il suo forte, anche il destro, il sinistro, penso. Dubois che dovrebbe essere no, un destro in un mancino. E infatti. Vabbè, raga, però vedete che già sto cazzo ha talento, anche il trequartista sarebbe pure buono. Però ho messo troppi giocatori fuori Roma, se tutti i trequartisti non può essere, dove cercare di usare più sulla fascia. Anche se lui mi sa che può fare bene lì. Grande McTominay. Ci arrivi. Grande Schultz. Vedete, tutto Schultz. Poi lui entra in area. Il destro è il palo di tutto Schultz. Vabbè. Dubois però ancora col pallone. E niente, fermato. Il palo di tutto Schultz, raga. Il palo che ti aveva fatto quello. Anche se aveva solo 60. A meno 60 nel tiro. Ma era un buonissimo tiro, ragazzo. Dubois che torna a difendere addirittura. Dai, apri, è finita, si stocchetti tutti di prima, dai. Dai, per farci forse il gol, dobbiamo farci, è incredibile. Cioè, da nulla, tocchetti di prima, inserimento è questi qua che si infila e fa gol, perché dobbiamo farci il gol, dobbiamo essere. Cioè, guarda qui, tutti di prima, toc, toc, toc. Luca Zanazza che era marcato qualcun altro, vabbè, cioè, è vergognoso, dai. Perché devo farmi forza gol subito al 90esimo, tipico gol, vedi, queste cose. A 90esimo c'è la possibilità di fare più gol per l'avversario, anche per te, ma anche soprattutto l'avversario da CPU. Perché? Ma perché? Cioè, dal nulla, cioè, io ho dominato la partita, dominato. Dal nulla. Tuk, 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 gol. Dal Gamba che non ha fatto neanche un'azione buona, ha fatto un tiro, mi sembra. Cioè, hanno fatto tre tiri questi in porta. E uno è gol. Questo palla loro. Come? Cioè, io ho dominato. Mi dà questo palla loro. Va bene. Va bene ragazzi, niente, il best mette poi il bel 10, porta la palla a casa e va a fare un galallotti loro. Vediamo che fa il Paris Saint-Germain, se già pareggiasse il Paris Saint-Germain siamo avanti, questo è un bel ascosto per loro. E poi vincerebbe l'allungo perfetto, che siamo già a 2 punti, più 3 sarebbero 5 punti, ragazzi, inutile dalla Paris Saint-Germain. Ok, ora l'imbattibile della squadra o Dembélé, vediamo un po'. Dembélé, tripletta. Dembélé è un esempio. È in stato di grazia, la verità. In stato di grazia, nel senso che tocca fa gol. È il re mille del gol, va. L'imbattibilità. È. A me è giusto fare questo.
posso dire? Oh, per Ghiandu mi si è tenuta. Ecco. L'ipnosi. È stata. Non siamo stati. Siamo secondi a nessuno. Si può sempre migliorare. Che alla fine l'abbiamo dominato. Però per costruire all'ultimo. Non mi è piaciuto. Non è colpa tutta dei giocatori miei. Però. Non mi è piaciuto. Merci a voi. Au revoir. Eh sì, perché queste cose all'ultimamente non mi piacciono, perché ok, ci può stare che mi fa il gol, ma hai fatto tre tiri, di cui uno, due fatti nati da tiki-taka veloce, due insieme, nella stazione con tiki-taka, e l'altro pure, l'altro tiki-taka, perché? È il Lione che ha imbattuto. Monaco che fa? Va bene, non voglio vedere la classifica, io pensavo fosse la partita di K.O.P.A. Jesse che cresce, Dubois che cresce, Gutierrez che cresce, sono contentissimo a tutti loro. Preferisco Gutierrez a Rashoppi. Penso sia molto più facile che diventi un bel giocatore, però va bene così. Allora, non so quando i piedi che cosa per i giovani. Uffa. Ma che volete? Mi sto portando al titolo. Porca miseria, sono nominati giocare tutte le competizioni al massimo, una squadra fortissima. Che volete di più da me? Vabbè, andiamo avanti. Ok, abbiamo il secondo giovane talento. Vediamo un po' che ci troviamo. A parte lui, sembrano tutti orribili. Però lui mi sembra troppo. Cioè, sì, un buon potenziale, ma non c'è tempo. Valore basso, quindi dovrò basso. Rifiutiamo. A parte questo Jessen che vorrei prendere perché è un altro Jessen, ma lasciamo stare. Abbiamo questi due che sono giovani, ma hanno un buon potenziale. E però li siamo discreto. Però non lo so. Li seguiamo per ora. Oppure, beh. Riprendiamo alla fine, però non si piena. Però dico tutti sotto i 60, che succede? Niente di che, anche in Spagna, per esempio con potenziale basso sei 60, cioè ma che massimo, potenziale massimo 60, è portiere. Ma 110 quindi già ha un buon potenziale, l'overall, perché sappiamo che l'overall del portiere, anche se è alto, va di meno rispetto a un attaccante. Quindi prendiamo lui, Mateo Fuentes e Manuel Navarro, che va a 20 milioni, ma un po' quanto vale. Andiamo a vederli. Oh, c'è Morgens, che ho preso che sono 7. Buono, sembrerebbe se lui. No, sono se lui. Simonsen, che è un CDC a 52, non male. E Iverson, c'è una 3 di potenziale COC. Beh, è più forte anche di potenziale. A 94. Città già buona. C'è 70 e 71, 15 anni, è buono. Poi chi c'è di altro? Fuentes, portiere, 52. Si può fare, si può fare. Navarro, 61, 7 anni. Vabbè, dai, mettiamo anche lui prima squadra attaccante. Vediamo quanto è veloce. Ah, pure scadente veloce. Buona altezza. Un bel attaccante adatto a me. Aggressività. Mettiamo in prima squadra. Promuoviamo. Promuoviamo, dai. E andiamo a fare la conferenza stampa per sapere il Paris Saint-Germain. E poi andiamo a provare la squadra di riserva per affrontare il Paris Saint-Germain in coppa. Sarà la vita difficile, noi combatteremo, ma come detto, ogni partita ha uno stile a sé. Il giocatore alza meno agli avversari e più a se stessi. Posso scegliere l'altra, sì, quello non può tanto bene. Ah, attualmente dobbiamo evitare di sicuro, hanno sicurezza. Sono sicuro della mia squadra. Forza ragazzi. Messi a voi, ora. Diciamo che ci sta un po' di sfida rispetto alla CPU. Vediamo un po' cosa ne uscirà fuori, ragazzi. Oh, i miei sono tutti informissimi, ma un po' distanti alcuni. Però facciamo un bel cambio. Vedrai che come ci guarda male. E trovare che non c'è, ma lo guarda male lo stesso. Bene, squadra 2 del Lione. Sempre con Lopez in panchina che non si sposta, non si schioda, giustamente. E nel frontale questa ennesima sfida con il Paris Saint-Germain. Eccoci qui allo Parco dei Principi di Parigi, pronti ad affrontare la squadra capitale francese, il Paris Saint-Germain. Squadra di campione, sappiamo, vediamo se ci sono ancora Icardi messo da mediano. Sono davvero curioso di vederlo. La pioggia che però è lì, pronta a rovinarci le partite, speriamo di no. È una coppa che nascosta le nostre. Dobbiamo vincere, qua sotto cioè, mi sembra arrivare in finale o in finale. Però. Togli il Paris Saint-Germain, togliere, diciamo, fare un altro scavo Paris Saint-Germain è sempre meraviglioso. Intanto il giro di Francia, simbolo del Casa Reale francese, è bellissimo. Cioè, ecco, Paris Saint-Germain, Lione, poi Metz, Saint-Étienne, Montpellier, Nantes. Poi bella partitina, poi, diciamo, Bordeaux-Lille, poi bella partitina, ma altre niente, orribili, facili. Perché? Scontro fra due squadre. 5 contro 3 partite, ok, dobbiamo seguire, vabbè. Che ha fatto 5 contro 3 partite? Ah, 2017, non dobbiamo comprarla.
vabbè, costerà un botto. C'è anche Gnabry che gioca titolare. Mertera è molto fiero del suo voce, ragazzi. Mi raccomando, se non vincete, vi spacco la testa. Spiriquet Romagnoli, Marquinhos, Gaia, la difesa, questa è Verratti, Gnabry, Mbappé, Icardi, Belotti. Mi sa che giocherà ancora Icardi da mediano. Cioè, incredibile, ragazzi, mettere Icardi da mediano. Io non ho parole. Il gioco ovviamente mi stuccia sempre, come hanno fatto tutti. Occorre Marcelo Gaia, Choupo-Moting, Neymar in panchina, Grimaldo Arreola. E quindi forse gioca più avanti. C'è Busquets e Verratti. Sergio Busquets, hanno questo qua. Hanno pure Busquets ora. Ecco che non c'è Icardi. Belotti messo a sinistra. C'è sempre squadre fatte strane. Sembra cose di strano, ma va bene così. Non siamo questi. La macchina nostra è bella ricca anche di campioni. E poi la squadra è quella delle riserve. Ma vabbè, sì. Alle Olympique. Alle. Vinciamo pure questa. Grande René, che ruba la sua palla a Romagnoli. Fa capire che non ci scherza oggi. Vai Trincao, lascio lì a Busquets che non è così veloce, ma è diventato veloce. Trincao entra in aria. Palla dietro per Florentino. Il tiro! René la ferma. René la ferma. Ci fai lì, René? Ma che ci fai lì? No, basta la ribattuta. No, è lì davanti a te a aiutarlo. Però ancora Lione con Rice. Almada. Può entrare in area, il numero. Palla al centro dietro per Trincao. E c'è il gol. Lione è partito alla grandissima. Due tiri golosi e a stasera c'è il gol di Trincao. Il primo c'è il nostro attaccante che l'ha fermato. La Trincao come gli strutta davanti e quelli piangono. Sì, grandissimi ragazzi. Orgoglio. Mister Terry, orgoglioso di tutti voi. Guardo tutti lì insieme. Meraviglioso, ragazzi. Meraviglioso. Allora, qui una bella palla dal mare. Poi Trincao si gira e tira. Veloce, bravissima. Così. Bene, 1-0. Però non bastiamo la guardia che il Lione è sempre il Lione. Hanno i cadi più messo più avanti, hanno Mbappé, Goleador, ma Olimpic, Ale, Ale, Ale Olimpic, Talmada, tutto il tempo manco è lì. Vai Almada, vai Almada, tiraci, tiraci, ma che cavolo sei, perché non la Trice? Io ha gettato, non ha girato, perché? Ma cos'è quella cosa? Maledizione! Attenzione, no, vabbè, che cavolo hai, c'è cioè, Vinci in palla, butta a tre, c'è il gol di Cardi Caribe, c'è già uno in più, perché cioè, ovviamente tutti dentro in ala loro, ma che cosa c'è, guarda qui, come ha crepato la scelta per cadere, e quello tira, fa gol, con il sinistro, cioè, il sinistro del suo piede, ok, ma porca la miseria, perché, vabbè, ricominciamo da capo ragazzi, forse, non demormiamoci, che questi qua iniziano ad attaccare come dei cani astanati, tu. Guarda, c'è spazio per Trincao. Bellissima palla del Cornet. Cornet può entrare in area. Il tiro è potela. Come cavolo la palla con con lo scroto. Come cavolo possibile. Va, perché poi l'ultima centrale. Va. Maledizione. Va, va. E finisce qui 1-1. Bella palla all'ultimo minuto del primo tempo. Devo fare bel gol. Niente. Dopo i due tiri fatti inizialmente, il presidente poi è salito di tono. È normale, la grande squadra pure della bagatella della Ligale, quindi. Poi mi sta andando bene, non voglio fare cambi. Sono. A parte Bashir che si è fatto buttare a terra quello. E poi cerco di cadere di sinistra. Tira, penso, ci ha tirato solo di sinistro. Quattro tiri ha fatto tutti di sinistro. Grande, Almada lasciò a Belotti perché difende. Dove i cadi mediano, ma difende è apoteosi. Vai Florentino, cerca un po' di spazio. Per Lofquist, che bravissimo. Bella palla per René. René, può entrare in area. Proprio il tiro. E il gol, vedete da Lofquist che entra a fa l'assist, vedete? Il mio Tarantino e più indietro fa meglio. Quello Fiorentino sta avanzando davvero attento a questo. Grande Carl che poi gli ha dato. Bene, 2-1, forza ragazzi. Non demormiamo, non ci addormentiamo. Mancano ancora 30 minuti. Molto più di 30 minuti, così meno di 30 minuti, ma insomma, stiamo attenti. Dai, un altro gol, stiamo calmi, felici. No, Anderson, no, così. No, e vabbè, Tavares che lo tiene in gioco, dai, Tavares, che cosa ci fai lì pure tu? È quello che significa per segno, certo. Cioè, guarda qui, Tavares che lo tiene in gioco. Era fuori gioco. Ma che cavolo marchi, Tavares, che stai così basso? Che cavolo marchi, che era fuori gioco? Ma iniziamo subito, 7 minuti sono durati. Che sono messi così male. Guardalo! No! È la prima fischia. Perché neanche la palla è uscita, è rallentata, raga, la palla è rallentata quasi. E vabbè, 2-2. Il problema è che veramente hanno agito in modo semplice. Due dei miei doveva fare meglio, l'hanno fatto. Mettiamo Dembélé, Howard, Depay, Memphis.
sono un cambio di segno, quindi mettiamo Memphis. Continua a pressare lì al centro, perché il centro hanno avuto più problemi. E ne era più stanco di tutto, ha fatto davvero. Si è fatto il mazzo. Memphis! Oh! 3 ore che vedo prendere Memphis! Perché non mi dà? Cioè, potete tirare quello che era solo, fate dall'altro. Cioè, però Memphis, 3 ore che mi preme lui che è più vicino al pallone, non ci va. Doppio passi, cosa nulla. Grande Bruno, fa sentire il racchette pure a lui. Anthony è tuo, bravissimo. Memphis, ti vuoi sbagliare un pochetto che sei imbambolato? Attenzione, che gaie, ma che cavolo sei? Va, culo che. Vabbè, non sono tempo supplementare. Stiamo soffrendo perché, ovviamente, sono, hanno giocatori fortissimi. Però i nostri non riesco a essere concisi, a chiudere errori stupidi, banali. Posso fare un altro cambio? Tocco Tavares, tocco Corne Pendembelè. Niente. Speriamo. Bella palla per Vinicius. Dai, lascio lì a chi c'è. Marquinhos. Marquinhos, sei così veloce. Marquinhos, non sei così veloce. Marquinhos. Entra in area. Vinicius. Dietro per Carl. Il tiro. Ma dai. C'è quel difensore lì fermo ante al portiere. La parata. Ok, non è la parata. Che cavolo, lascia il suo giocatore per stare davanti al portiere. Che è una cosa che non si fa al difensore. Che per tu copri la pistola al portiere. Mi crea un problema alla fine. Oh, siamo già pressati. Ci siamo usciti perché siamo da tutto sono usciti loro. No, Tavares, ma vaffan. Ti lascio più giocare. Vengo, Tavares, basta. No, Cornè ho sbagliato. Doveva marcare. Si premeva X. Lovquist era solo. Anche Triangolo era solo Lovquist. Il mio Carl. Tua. Bravissimi. E dai, 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 dai. No, o segno loro. O ne ho rigori. Segno loro. Sì, mi penso che non ci vuole andare proprio, cioè non ci vuole andare per uscire lì e si è pure tolto magari, c'è il gol. Cioè ragazzi, il viso valuto è che il mio difensore non c'è dato su Choupo-Moting che ha segnato. Sì, vabbè, bravissimo, sì, vedete l'account anche vederci. C'è la equicazione. Guarda, i miei tutti, anzi che piano correva con per andare su Choupo-Moting, il difensore che corre piano andare sul difensore e poi anche con è che lo guarda, cioè ma cos'è possibile? Un difensore che guarda e c'è cuore piano piano, dai. Fatto apposta, va all'ultima, va a fandare. Ah, te ne va. Va, prendi il pallone, vai. Attenzione al recupero, raga. Attenzione al recupero. Ha fatto il gol in minuto in più. Come sempre, come ogni volta, va. Vincono loro, beh, ci vendicheremo in campionato finale. Gioco contro l'Ari, anche se stanco, gioco loro. Mi voglio vendicare la grazia, guarda. Gol, gol, subito. Cioè, il gol di Cardi è veramente qua è apoteosi. Guarda qui. Per che cade. Cade. Cioè tu sei 1,90 m. Quello che è verrà ti Belotti che è 1,88 m. Cioè ragione fisicamente. Cadi. Icardi è solo tecnicamente difensore. Mancano tutti gli altri nel cage. Cioè andate poi lì in area. Ma è successo così. Poi qua Mbappé pure. Guarda che bello. C'è un po' che c'è anche di Milano. Quello è mio. Tira Neymar. Tavares che è basso. Lo tira in gioco. E poi l'ultima azione. L'ultima azione è meravigliosa. Beh, non mi vede altro va. Davvero vergognosi, ragazzi, davvero vergognosi. Andiamo in intervista, cioè 15 tiri l'hanno fatto, sì. Tutto l'hanno fatto. Tutto l'hanno fatto, ragazzi, non mi ha fatto niente. Cioè, allora l'ultimo hanno fatto gol, azioni così pericolose. Che devo dire? Ci ho provato almeno. Ci ho provato. Con le mie seconde linee, ci ho provato ma niente. Speriamo che c'è il cambio sia la più importante, speriamo di riuscire a batterli. Ok, io non ci dicono. Anche noi che siamo seconti vinceremo per questo. Mi sono vendicati. Ma va, ci vediamo con la sconfitta, che va? Meritiamo di più. Noi interi ragazzi, sono stati bravissimi, non devono battersi, pensare che hanno fatto una grande partita. E che purtroppo Tavares mi gioca più Tavares. Io penso che dovrò togliere Tavares veramente, anche. Cioè, questa partita che fa male chi è Rice, che si mangia anche un gol da portiere. Ma Tavares vende troppo, troppo, vai, lo tolgo. Pura sfortuna. Pura sfortuna, perché alla fine era finita. Due recupero, è inaltezza di recupero, cioè in questo anche il recupero, cioè il recupero nel primo tempo mentale, non ha senso, perché tu fai il cambio nel primo tempo, il minuto recupero, ok. Secondo me in tempo. Il recupero lo dai anche per i cambi, in teoria si dà, ma non sono stati i cambi. Tentazioni. Mister, grazie per avermi concesso, sì, sono contentissimo. Non ha giocato, ma ha preso il tuo impegno.
andiamo avanti. Siamo, ecco, siamo a un punto San Germain che vince ancora. Il Monaco sta a 5 punti e noi qui dobbiamo vendicarci. Questa è la importante della tutta la stagione. Ci siamo battuto in casa 1-0, gol di Mbappé miracoloso, che ancora ricordo. Lasciamo stare, stavolta siamo noi a vincere e a dargli una bella scossa a questo Paris Saint-Germain. Bene, ragazzi, da mettere un po' sconsolato con quello qui, questo episodio, invito a lasciare un like, a commentare e di la vostra. In caso l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se c'è notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo anche se mi su Twitch, live, e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così per sapere più sul mio lavoro. Detto questo, ragazzi, al prossimo episodio, da vostri Terry, passo e chiudo.